Mamma mia, oh. Mamma mia, Samba do Brasile, spettacolo, uno spettacolo sto Brasile, mamma mia, mamma mia, mamma mia, sta nazionale brasiliana, quanto è veramente forte, quanto sono forti, incredibile, 4-1 contro la Corea del Sud. Ma comunque, ragazzuoli, prima che inizi brevemente, spero a dirvi un po' la mia su questa di partita. Se vai, grazie a me che lo farà. Se volete supportarmi, lasciate un bel like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. Seguitemi sui miei social network e commentate infine dicendomi la vostra di opinione qui sotto nei commenti. Sono veramente curioso di sapere la vostra su questa partita, sul Brasile, sulla nazionale brasiliana, qui sotto nei commenti. E grazie mille per chi lo farà e grazie mille per chi mi supporterà. E inizierei pienamente, pacificamente a parlare di questa bella partita, ma in primis dall'altra parte la Croazia è passata ai calci di rigore contro il Giappone, si è qualificata e beccherà e si incontrerà, sarà Brasile, si incontrerà, beccherà, tac tac tac, tac che sto a dire, e sarà Brasile-Croazia. Quarti di finale. Sono tutte e due qualificate ai quarti di finale. Di certo, Brasile-Croazia, non è male. Ma di certo io speravo, ci ho sperato fino all'ultimo, almeno nel vedere Brasile-Giappone, visto come era andata la partita contro la Croazia. Ma comunque, complimenti alla Croazia per la qualificazione, complimenti pure al Brasile, perché il Brasile, cioè, giocano, fanno quello che vogliono in campo. Fanno quello che vogliono in campo. Giocano, ballano, esultano, esultano veramente. Questo Brasile è veramente forte. Lo ripeterei 6.000 volte. Potrei fare anche 10 minuti di video qui dicendovi: Brasile è veramente forte. Il Brasile è veramente forte. Dai, ma comunque, parlando un po' della partita concretamente, il primo tempo li hanno pienamente asfaltati. Un Brasile che ha pienamente asfaltato la Corea del Sud, maltrattati per bene bene, in primis nel primo tempo. Ma questo questo di certo non giustifica, più che non giustifica. Poi dall'altra parte, la Corea, sinceramente, a parere mio, ha dato il suo perché non sono stati in solo in difesa. Assolutamente, sono arrivate nell'area di rigore, è mancata un po' quella precisione negli ultimi metri, sinceramente. Perché in complessivo le occasioni per poter fare gol, più di un gol, le hanno pienamente avute, ma non le hanno sfruttate. Non le hanno sfruttate nel miglior modo assolutamente. Poi i gol del Brasile sono tutti belli, sinceramente. Di certo, fase difensiva. La difesa poteva pienamente gestire un po' le situazioni meglio, ma comunque queste si muovono a vantaggio, così giocano semplice, giocano facile, che nonostante nel 3-4 pressavano, dopo le 3 pere, 4 pere pressavano ancora, parlo del primo tempo, pressavano, volevano segnare ancora, e questo dimostra quanto cazzarola è forte sta nazionale brasiliana. Incredibile, attenzione, questi vi dico che vinceranno il mondiale. Comunque, primo tempo stratosferico assolutamente bellissimo del Brasile. Poi, secondo tempo, la Corea un po' si è aggiustata lì nella difesa. Hanno fatto un gol veramente bello. Potevano raddoppiare, ma c'è stato un Alisson bravissimo. E i cambi sono stati tutti giusti. Cioè, ci stava a fare turnover. Sono entrati tutti bene. Bremer è entrato e hanno giocato tutti bene, ragazzuoli. Quando vedi uno spettacolo così del genere, che una squadra, diciamo, nazionale scende, fa quel che gli pare, hanno fatto quel che gli pare in campo, hanno fatto tutto quel che volevano, l'hanno fatto, si sono pienamente divertiti sinceramente. E ripeto per l'ennesima volta, complimenti al Brasile per il calcio che ha fornito, per lo spettacolo che ha fornito, se si dice così, in questo di match, perché ci ha fatto veramente divertire, se, sicuramente, non credo, cioè, senza non credere, ci ha fatto pienamente, pienamente, pienamente divertire. Mi sono divertito a guardare sto Brasile, che, ripeto, vi dico, poteva pienamente segnare più di 4 gol, potevamo parlare di tutta un'altra partita, di 6, 7, 7 gol o di più, ma li hanno pienamente graziati, ma anche la Corea si è svegliato, come ho detto, nel secondo tempo, nella fase difensiva. E niente, ragazzi, non aggiungere pienamente nient'altro che dirvi: mi spiace sinceramente per
per la Corea, ma dovrebbero in fin dei conti dire: oh, grazie, almeno ne abbiamo preso solo 4, perché potevano pienamente uscire da questa partita con un risultato più pesante assolutamente. Dai, ragazzi, sperando che domani che vada bene per il Marocco, che il Marocco vada a vincere e che vada a qualificarsi per i quarti di finale, io sinceramente non aggiungerei nient'altro che dire per l'ennesima volta, questo Brasile è veramente, veramente forte. Sabato Brasile, ragazzuoli, che spettacolo per i loro balletti, veramente. Tutto bello sto Brasile, tutto bello questa nazionale brasiliana. Dai, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, Alessandro non c'era, dispiace sinceramente, tantissimo, scherzando. E niente, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio e ci becchiamo sicuramente domani per il Marocco chissà se usciranno prepartita o qualcosina di mattinata, ma forza Marocco domani, che voglio vincere, vogliamo pienamente vincere questa partita. Oh. Sempre Maghreb, di Maghreb, dai. Ciao ciao ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti e alla prossima, e al prossimo video, o alla prossima live. Ciao ciao, ciao ciao.